Ma questi 3 punti li giudico in maniera molto, molto positiva. E una partita difficile, una partita però sempre tenuta a bada. Abbiamo fatto una prestazione dal primo all'ultimo minuto veramente eccezionale. Devo esaltare la prestazione dei ragazzi, devo esaltare veramente l'unità di questa squadra, devo esaltare tanti ragazzi che fino a 3 settimane fa hanno avuto poco spazio, hanno dato massima disponibilità e hanno giocato 2 partite ad altissimo livello. La prima magari con un po' di titubanza, ma oggi veramente hanno dimostrato che in poche settimane dei ragazzini sono diventati uomini, e questo credo che per un allenatore è la cosa più importante. Quindi questa vittoria se la meritano tutta loro, è tutta loro perché ci hanno creduto fin dal primo minuto, hanno lottato, hanno sofferto e alla fine hanno ottenuto l'obiettivo che si erano prefissati prima dell'inizio della gara. Beh, dico sempre che la prestazione della squadra poi esalta la prestazione del singolo. Nel momento in cui una squadra ha un'anima, come ha dimostrato oggi la mia squadra, in mezzo al campo, poi dopo è normale che si esaltano le qualità del singolo. Cairo ha fatto una grandissima prestazione perché si è sacrificato per la squadra, però credo che oggi tutti quelli che sono scesi in campo dal primo all'ultimo hanno dato tutto quello che avevano, hanno lottato, hanno giocato per il compagno, si sono aiutati e poi alla fine giustamente hanno trionfato. Quindi questo è veramente il regalo più bello di Natale che mi potevano fare questi ragazzi e che potevano fare a questa società sicuramente. Beh, un bilancio molto positivo perché alla fine abbiamo sempre sudato per ottenere dei risultati, abbiamo sempre giocato, siamo sempre stati all'altezza in tutte le partite che abbiamo disputato e niente, in questo momento credo che ci faccia bene. Riposarci un po', aspettare gli sviluppi e sicuramente poi questo è un punto di partenza per poi organizzarci e ricominciare al meglio possibile. Siamo qui con Tajani, oggi una vittoria preziosa, eravate in un periodo comunque difficile, prestazione di sofferenza, hai guidato la difesa molto bene, qual è il bilancio della partita? Sicuramente è stata una vittoria importantissima perché veniamo da un periodo non facile, veniamo da una serie di risultati non proprio positivissimi, però ce lo sentivamo, il gruppo era carico. Siamo scesi con la mentalità giusta, fin dal primo minuto. Voglio esaltare la prestazione di Under 2003, che durante la stagione avevano giocato di meno come Cipriani, come Costa, persone che giocano un po' di più come Gallinari e Loduca, che sono stati decisivi oggi. Veramente una prestazione importante. Ci hanno fatto fare il salto di qualità. Siamo contentissimi. Spero di continuare. Iniziare, diciamo, l'anno nuovo con prestazioni di questo genere. Sì, gli obiettivi comunque restano importanti, la posizione di classifica è ottima, abbiamo fatto la stessa domanda a mister Romondini, come si inizia questo 2022, come si prosegue così bene questo campionato, anche se, ripeto, avete avuto un momento difficile nelle ultime settimane, come ripartire con l'anno nuovo? Guarda, noi viviamo una partita dopo l'altra. Non pensiamo alla lunga, ma pensiamo alla partita successiva. Quindi iniziamo l'anno come l'abbiamo terminato, sperando di fare più punti possibile e di rimanere attaccati al terzetto alto della classifica.